questo? Pomeriggio. Buono pomeriggio. No, non ha confini, la buona politica non ha confini né territoriali né di richiesta di consenso, l'importante è che sia un consenso fatto di uomini e donne per bene che vogliono cambiare questa terra, che si vogliono liberare dalle logiche clientelari e soprattutto attraverso la presenza sui territori tra la gente, non nei salotti, attraverso ovviamente quella buona politica che deve rendere possibilità uguali per tutti, ma soprattutto per i tanti giovani che in qualche modo sono costretti ad andare via da questa terra perché opportunità di lavoro da sempre negate se non ai compari dei compari e agli amici degli amici. Credo che questo risultato che vede in tutta la zona di ovviamente Serra San Bruno e tutto il comprensorio, Basse Serre, piuttosto che i vari comuni, per me sia una doppia vittoria, non in termini di campanile, in termini in qualche modo di chi ha ascoltato le ragioni di una donna che in qualche modo ha una sua storia, che vuole cambiare le cose e che si ribellerà a qualunque forma di consenso che non sia quello che equivale ai calabresi che vogliono veramente una Calabria differente. Continueremo anche perché avevamo detto delle cose che sono accadute, per esempio la sentenza del TAR è stata depositata anche rispetto alle nomine commissariali preelettorali delle ATC. Oggi leggiamo che si continua a fare promesse, io non mi dimetterò fino all'ultimo giorno consentito dalla legge e dalla Regione Calabria perché tutti gli impegni che sono stati assunti in campagna elettorale dal centro-sinistra dovranno essere onorati, altrimenti faremo battaglie, faremo sentire la nostra voce. Siamo donne libere, siamo uomini liberi e credo che questo sia il grande valore che mi ha dato la possibilità oggi di essere parlamentare di questa terra e di questo comprensorio.